Arezzo capitale della cultura, la candidatura, quali riflessi può avere per l'economia aretina? È questo l'oggetto dell'incontro con le categorie economiche per spiegar loro davvero le grandi opportunità che potrebbero arrivare se Arezzo, come tutti ci auguriamo, potesse diventare capitale della cultura. È un'opportunità che va colta fin da subito perché è una sfida delle idee, una sfida di progetti, una sfida sul futuro che deve essere coltivata con l'opportunità che questa candidatura ci dà, indipendentemente, anche se noi speriamo che naturalmente il successo ci arrida, naturalmente combatteremo tutti per vedercelo riconosciuto, ma deve essere un'opportunità proprio perché deve essere un banco di prova in cui questa comunità si sfida se stessa per proiettarsi verso il futuro, quindi quello che riusciremo ad elaborare, a pretendere di poter costruire può essere e deve essere comunque un modello sul quale confrontarci comunque, indipendentemente dal risultato che, ripeto, però deve essere assolutamente perseguito con la massima tenacia e convinzione. Anche la cultura può sostenere il sistema economico? La cultura sostiene fortemente il sistema economico, il nostro sistema economico si basa su radici culturali profonde, vediamo quello che significa per il settore orafo ad esempio o quello che significa per il settore fashion e moda, abbiamo ormai dei modelli costruiti su culture, su formazione che si è in questi anni da sempre migliorata e quindi è sempre garantito a questo territorio di poter contare sulle migliori risorse possibili, quindi la cultura è un fondamento di quello che poi si esprime anche sotto l'aspetto economico. Noi partecipiamo chiaramente con la convinzione di avere le caratteristiche necessarie che il bando ci può richiedere. Credo che abbiamo anche delle particolarità, ovviamente, che saranno utili a questo scopo. I prossimi step quali saranno? I prossimi step sono di presentare un dossier entro il 2 di marzo. Ci sarà poi una valutazione da parte della commissione giudicatrice che selezionerà entro il 30 aprile 10 soggetti che andranno alle audizioni finali. Le audizioni nel periodo compreso appunto tra il 30 di aprile e il 1 di giugno, entro il 10 di giugno sapremo qual è la città che si è aggiudicata il famoso milione di euro.